anche in Abruzzo le scuole secondarie e superiori aprono le porte nei mesi di dicembre e gennaio ai genitori e ai futuri alunni per farsi conoscere ed aiutare i giovani e le loro famiglie ad operare una scelta in vista del prossimo anno scolastico. A Pescara il 13 gennaio ha riscosso particolare successo l'Open Day organizzato dall'Istituto Tito Acerbo, che dal 1923 si occupa dell'educazione e dell'istruzione degli studenti, ma anche della formazione di uomini e donne capaci di affrontare sotto ogni punto di vista le sfide sempre più complesse del mercato del lavoro e di un mondo che cambia continuamente. L'istituto ha sede nella zona retrostante la stazione ferroviaria di Pescara ed è guidato dalla professoressa Anna Teresa Rocchi, che insieme agli studenti e ai docenti ha accolto i visitatori ed ha illustrato le peculiarità dell'istituto. Oggi e anche domenica 16 dicembre abbiamo avuto un grande successo, una grande affluenza di genitori e studenti che vorrebbero iscriversi al Tito Acerbo. Siamo orgogliosi di questo e ci apprestiamo ad accoglierli ancora il sabato 19 gennaio nel pomeriggio, domenica 20 gennaio mattina e domenica 27. Oggi l'Open Day è organizzato in maniera particolare perché, oltre alla presentazione dell'istituto fatta dai docenti e dalle nostre hostess e steward del corso del turismo, abbiamo anche attivato tre laboratori dove gli studenti presentano i nostri tre corsi di studio attraverso le loro attività, le loro realizzazioni. I progetti che noi realizziamo al Tito Acerbo. È la prima volta che partecipate ad un Open Day dell'Istituto Tito Acerbo di Pescara? Sì, oggi è la prima volta che partecipiamo. Quale impressione ha avuto? L'impressione è quella di aver visto una scuola molto dinamica e con un grado di preparazione degli insegnanti, secondo me, molto elevato. Cosa ti è piaciuto maggiormente di ciò che hai potuto vedere questa mattina all'interno della scuola? Allora, a me ho preferito comunque il corso FM perché sono portato per la tecnologia e l'informatica, però anche gli altri corsi non mi sono sembrati male in confronto a FM. Cosa però ti piacerebbe poi fare in futuro? Allora, un programmatore o comunque cercare di sviluppare vari siti o migliorare applicazioni che poi potrebbero amplificarsi e diventare migliori di quelle che già sono. Siamo un istituto tecnico-economico con indirizzo amministrazione, finanza e marketing, che dopo un biennio comune permette la scelta tra tre articolazioni: amministrazione, finanza e marketing, relazioni internazionali per il marketing e sistemi informativi aziendali. Poi c'è l'altro indirizzo che è il turismo all'interno sempre dell'economico. Abbiamo poi anche l'attivazione dell'Istituto Tecnico-Tecnologico con l'indirizzo Costruzioni, Ambienti e Territorio. Referente dell'orientamento all'Istituto Tecnico Statale Tito Acerbo è la professoressa Scarcella. Come sta cambiando l'offerta formativa in questa scuola? La scuola sta crescendo, in questi ultimi anni abbiamo visto proprio un aumento esponenziale delle iscrizioni, i tempi sono cambiati, i ragazzi hanno bisogno di obiettivi a breve termine. Io penso che non si possa ipotecare il futuro dei propri figli per 10 anni, perché è bene che dopo i 5 anni di istruzione tecnica, quindi con un diploma valorizzato da certificazioni, da stage, attività quindi di alternanza scuola-lavoro, possano scegliere il loro futuro. Se vogliono proseguire gli studi universitari, hanno tutti i requisiti e le competenze per poterlo fare. Noi abbiamo proprio numeri altissimi iscritti alle facoltà più varie, no? Perché l'offerta formativa dell'Acerbo è molto ampia. Quindi vanno all'università i nostri alunni e hanno anche dei risultati lodevoli, proprio ci sono dei dati statistici che ce lo dicono. Ci sono la Fondazione Agnelli con le sue ricerche su Eduscopio, proprio ci dice che l'Istituto Acerbo è quell'istituto che dà
iscritti alle università e soprattutto dalle lauree, cioè i ragazzi nostri concludono il percorso universitario, ecco perché iscriversi all'università non vuol dire poi ottenere la laurea. Dobbiamo sfatare un po' la leggenda che ci dice che solo i licei portano l'università. Questa è una scuola che porta all'università e porta al mondo del lavoro con tutti i requisiti e competenze necessarie per poter affrontare i ruoli intermedi, cioè proprio i ruoli tecnici del mondo lavorativo. Andrea, quale classe frequenti? Quinto BCAT. Perché hai scelto proprio questo corso? Mi è piaciuto, diciamo, come indirizzo per come il lavoro nel futuro e poi mi piace proprio per gli strumenti come la stampante 3D e come software di Archicad e AutoCAD che sono la base di questo corso. Questi strumenti ci servono per ampliare il nostro studio e poi questi progetti li potremmo anche portare a un livello molto superiore, tipo quando andiamo in alternanza scuola-lavoro ci aiutano per l'esposizione e vedere come parlare con le persone di un certo calibro e quindi possiamo aiutarci a capire il mondo del lavoro com'è realmente, perché questo istituto ci aiuta molto praticamente a vedere com'è il mondo del lavoro. Dopo aver conseguito il diploma di maturità, cosa vorresti fare? Sto valutando varie strade tra l'università e andare direttamente a lavorare. Il Tito Acerbo, come il capitano del 152esimo reggimento di fanteria della Brigata Sassari caduto sul Piave nel 1916 durante la Prima Guerra Mondiale e dal quale ha preso il nome, non teme le sfide ed è sempre proiettato verso nuovi orizzonti, ma è anche una scuola molto inclusiva. E ascoltiamo a tal proposito il professor Mario Bruno, che si occupa del coordinamento dell'area BES, bisogni educativi speciali, dell'ufficio inclusione e del referente degli alunni adottati, la professoressa Paola Giorgi, referente dello sportello di ascolto del CIC, il centro informazione e consulenza, e il professor Enzo Citarella, referente per la lotta contro il bullismo e la dispersione scolastica e metodo di studio. Questa è una scuola particolarmente inclusiva, ma in che modo? L'inclusione non è e non deve essere uno slogan. Per noi, per il nostro istituto, l'inclusione è un modus operandi. Noi abbiamo un ufficio inclusione dove, oltre ad organizzare i fascicoli, la documentazione dei nostri alunni, il fulcro appunto dell'attività didattica di un dipartimento organizzato dal nostro referente, professor Rapino. C'è un'area di coordinamento a cui fa capo anche la professoressa D'Inizio e il sottoscritto. Organizziamo, oltre attività di supporto ad alunni H, appunto con i docenti di sostegno, attività di supporto anche alle varie classi, coordinatori per quanto riguarda i DSA e altri BES. Io in particolare mi occupo anche della didattica per gli alunni adottati, che rientra appunto nelle nuove linee guida dettate dal MIUR. L'inclusione deve essere innanzitutto, secondo me, organizzata a livello familiare, dove le famiglie degli alunni H, DSA e in generale BES devono organizzare con noi un discorso anche formativo, dove l'inclusione avviene a casa, deve avvenire a scuola, deve avvenire anche fuori dalla scuola. Noi forniamo un supporto d'ascolto per le famiglie, un supporto didattico pomeridiano per gli alunni che hanno necessità anche di un supporto appunto scolastico. Noi lo chiamiamo uno sportello dopo scuola, dove il ragazzo non solo può avere un aiuto, docenti specializzati per lo svolgimento delle varie discipline, dei vari compiti assegnati, ma anche uno sportello dove loro vengono appunto ascoltati. E poi tutto deve essere organizzato al fine di avere una didattica inclusiva, dove è la scuola che deve adattarsi alle esigenze dei ragazzi, che cambia ogni anno. Cosa fa il CIC? Noi ci occupiamo da anni della prevenzione dal disagio giovanile. Le problematiche dei ragazzi oggi sono sempre più
difficili da risolvere senza l'aiuto di esperti, noi possiamo mettere a disposizione la nostra professionalità, la nostra didattica, però lo sportello d'ascolto si arricchisce della presenza di esperti come un sociologo, di una psicologa, esperta anche in DSA, che sono sempre problemi per le famiglie. I disturbi dell'apprendimento sono una realtà nuova, in crescendo, e noi cerchiamo come scuola di offrire il massimo contributo, il massimo sostegno per risolvere tutte quelle difficoltà che nel corso dell'adolescenza possono costituire un ostacolo per la crescita serena dei ragazzi, per evitare disagi, per evitare che cadano in atteggiamenti depressivi. Abbiamo avuto anni fa l'emergenza della Blue Whale, ma in realtà è una depressione sempre in agguato, non è finita quella storia, e noi con lo sportello d'ascolto, con l'arricchimento che offriamo al servizio, diciamo, istituzionale della scuola, vogliamo cercare di arginare le derive che possono costituire un problema per i ragazzi più fragili, che poi fragili in realtà non sono per costituzione, ma a causa di una società malata. Ecco, noi vogliamo dare un segnale di presenza, di attenzione alle famiglie e ai ragazzi, perché credano nella scuola, credano nella vita, perché non si lasciano vincere dalle difficoltà. È facile parlare, è difficile esserci, e noi vogliamo essere sul campo. Come intervenite per combattere bullismo e dispersione scolastica? La parola chiave è la prevenzione, sia per quanto riguarda la dispersione che per quanto riguarda il bullismo. Nella dispersione monitoriamo costantemente le assenze, in modo tale che quando vediamo che alcuni ragazzi compiono delle assenze irregolari, avvertiamo i genitori con la collaborazione di tutti, cioè dei docenti, degli studenti. Cerchiamo appunto di intervenire molto tempestivamente su questo, e andando a verificare quali sono le ragioni di queste assenze. E quindi questo, diciamo, quindi prima che si verifichino poi quei casi di dispersione che in Italia sono ancora molto alti e superiori alla media europea. Per quanto riguarda il bullismo, sempre facciamo un'azione di prevenzione, con questionari, con attività, conferenze riguardanti sia i docenti che gli studenti stessi. E poi cerchiamo di intervenire sempre in modo molto rapido nel caso in cui ci comunicano. Qualche volta sono i collaboratori scolastici, qualche volta gli stessi ragazzi, molto spesso abbiamo anche l'ausilio dei genitori, casi di bullismo, e se interveniamo in modo tempestivo riusciamo a bloccarli. Professoressa Rocchi, quali sono i corsi extracurricolari e trasversali a tutti i corsi che caratterizzano questo istituto? Sì, oltre alle attività curricolari, l'istituto offre agli studenti una offerta formativa ulteriore. In particolare la scuola è aperta tutti i pomeriggi per permettere lo svolgimento di attività quali laboratorio teatrale e comunque degli sportelli di sostegno, recupero e promozione delle eccellenze. Inoltre i nostri studenti possono frequentare dei corsi di tutte e quattro le lingue, quindi inglese, francese, spagnolo e tedesco, che permettono di conseguire le certificazioni riconosciute, pure per l'informatica. Moltissimi ragazzi frequentano i corsi e poi accedono alle certificazioni dell'informatica conosciute come patente europea del computer. Un'altra attività trasversale aperta a tutti è la partecipazione ai progetti Erasmus Plus e PON, che permettono agli studenti ed anche ai docenti delle esperienze all'estero per loro formazione, approfondimento della lingua e anche esperienze di alternanza scuola-lavoro. Quest'anno saranno all'estero del tutto gratuitamente per un mese circa 50 studenti del nostro istituto.
Peraltro ogni anno noi attiviamo degli stage settimanali di approfondimento linguistico. L'Erasmus Plus ci ha permesso inoltre di realizzare una cosa veramente straordinaria, cioè un museo virtuale dell'energia allestito dai nostri studenti con la guida dei loro docenti, in collaborazione con scuole spagnole, portoghesi e greche. Un museo virtuale dell'energia non esisteva. Sede del museo virtuale è proprio un edificio simile all'acervo che può essere percorso virtualmente e in cui ogni sala è stata allestita dagli studenti e dai docenti dei vari paesi.